Buongiorno Sindaco Venuti, la domanda che stamattina stiamo facendo un po' a tutti i sindaci, nel caso che la riguarda, com'è la situazione oggi a Salemi? Allora, la situazione ad oggi si attesta sugli 8 positivi che sono stati accertati fino alla giornata di ieri. Siamo in attesa di ulteriori tamponi per capire esattamente un po' il quadro che si è creato attraverso questi focolai che sono emersi. È chiaro che la situazione è molto seria perché ci sono in questo momento parecchi numeri, cioè i numeri sono alti rispetto al numero dei cittadini, ma chiaramente questo anche perché è stato nelle ultime ore quantomeno anche accelerato un po' l'iter per i tamponi, perché si è capito che la presenza di più focolai va comunque in un certo qual modo circoscritta, e per cui io nelle giornate passate avevo chiesto degli interventi straordinari sia alla sanità pubblica che al prefetto per quanto riguarda anche la possibilità di avere maggiori controlli stringenti in entrata e in uscita, proprio per cercare di stringere il più possibile e contenere il più possibile, che è l'unico strumento che abbiamo. Le interlocuzioni in corso, devo dire che un'accelerazione, una prima accelerazione è arrivata sul fronte dello screening. Speriamo di riuscire a contenere il più possibile questa situazione che chiaramente si presenta come una situazione comunque molto delicata. Come vive questa situazione la cittadinanza di Salemi? Ma devo dire che dopo il primo momento di smarrimento, di maggiormente concentrato allo smarrimento e anche un po' qualche momento di sfogo e di tipica caccia all'untore, eccetera, che parte sempre in questi casi, io noto che avendo anche seguito la popolazione, avendo comunicato gli aggiornamenti, cosa che continuerò a fare in modo diretto anche dalla mia pagina Facebook, che quindi è anche un canale per attingere informazioni su Salemi, informazioni che siano istituzionali, perché sappiamo bene che in questi momenti si trova un po' in giro, specie sui social, di tutto di più. Quindi è chiaro che bisogna prima di tutto concentrarsi su un'informazione che sia tale e che non sia altro. Soprattutto non mi riferisco chiaramente a voi mezzi di informazione che utilizzate i canali istituzionali per attingere alle notizie, quindi non è un riferimento chiaramente neanche a voi che molto gentilmente ci date la possibilità di informare ulteriormente il territorio. Però voglio dire che purtroppo il quadro che emerge a Salemi è un quadro che ha una circoscrizione relativa. Abbiamo visto che questo virus corre e non conosce barriere, supera confini di continenti come se nulla fosse. Quindi inviterei tutti come dire, a concentrarci, ecco, verso un'unica direzione, un unico nemico che è questo virus che va sconfitto intanto rimanendo a casa, perché è l'unico strumento anche scientificamente oggi che abbiamo a disposizione. Azione di contenimento e allo stesso tempo, come ho chiesto anche al Presidente della Regione, valutare misure straordinarie in questa fase preventiva per non arrivare eventualmente ad avere delle degenerazioni che poi potrebbero essere difficili da governare, perché ancora a mio avviso siamo in tempo per cercare di circoscrivere al massimo, ovviamente con tutti i danni che già sono stati fatti, chiaramente quelli rimangono, a circoscrivere al massimo questa situazione. Grazie Sindaco della sua disponibilità, in bocca al lupo, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori, grazie. Grazie.